Ciao scheletrine e scheletrini, oggi io e il Pink Fluffy Unicorn che ho dimenticato a casa perché è a lavare andiamo in una casa marcissima e incancheratissima, quindi seguitemi a esplorare tutte queste cianfrusaglie che non riesco a riprendere del tutto. Oddio, sta cancherata. Hai visto che ti ho fatto una sorpresa? Sì. No, vabbè. No, vabbè, qui è tutto veramente messo su quadro. No, vabbè, comunque davvero, secondo me era un artista perché ho trovato quadri e anche materiale per dipingere. E pattinava sul ghiaccio. Storia di Chiara reclusa e del mondo schiuso. C'è davvero di tutto di più. Aiuto. Ma poi vedo che ci sono... Ah no, sono carta straccia, biglietto di stato... da 25 lire. Sì, secondo me ha a che fare col Medio, secondo me ha a che fare anche col Medio Oriente. Le spade da scherma. Aiuto, cioè, davvero. Famiglia. Ah, ok. Raggiungo gli altri. No, madonna, cioè qua veramente si cammina tra le cianfrusaglie. Sì, facevano scherma, pattinaggio, erano comunque molto sportivi. No, ma quante cose che ci sono. Sì, equitazione, gli stivali. Io voglio vedere il piano di sopra, cosa ci riserva. Ecco, le uniche cose che si sono preservate sono quelle ceramiche dentro la credenza. Elena, vediamo le foto. Noi ci impicciamo. Ma come sempre. Oh, madonna, cosa... Madonna. Cioè, ormai è talmente bloccata qua. Andiamo su. Madonna. Cioè, ho capito che la casa ormai è tutta così. Cioè. Ok, il piano di sopra è un filino meglio, si spera. Cioè, io ragazzi sto camminando su un asse di legno lì che il pavimento pare crollato, io non vado oltre. Ragazzi, proprio non mi fido. Sì, no, qua va bene, dai. Se può fa, forse. Andiamo qua. Il water in camera è fantastico, no? Aiuto. No vabbè, sta camera è veramente caratteristica, cioè Padre Pio, tutti sti manifesti. Lascio Elena perché qua il pavimento è un po' accussì. Un tempo secondo me era anche bella come casa perché guardate anche le decorazioni sulle scale. Eccoci, madonna. Secondo me poi un tempo era bella. Questo ce l'avevo anch'io, questo dizionario di tedesco, quando ero alle superiori. No, vabbè, aiuto. Ok. Beh, credo che sia deceduto. Okay, sì. Vabbè, 37, potrebbe anche starci un po'. Sì, direi proprio di sì. Allora, questo coso di pisellino. Olè, lì, sì, ascolta, non riprendo i DVD vietati ai minori perché davvero se no mi chiudono il canale YouTube. Diverse lingue. Ah, ok, a posto. Anche in francese. Sì, operazione... cioè, guarda, erano proprio... Cos'è sta cosa del 40, il dramma, cioè... Sì, erano di destra, va bene.
Ragazzi, poi mi chiudono il canale per roba neanche mia. Andiamo a vedere di là, poi torno che lascio agli altri il modo di guardare. Cioè, aiuto davvero. Mamma mia. No, davvero, fa venire la claustrofobia sto posto. Cioè, o che è stato occupato da persone senza fissa dimora, perché... Cioè, io non spiego tutto sto casotto. Cioè, ci sono un sacco di cose di Topolino. Gli anni d'oro di Topolino. Ancora incartati. Gli piaceva Topolino. Pisellino. Elena, vieni qua che ci sono dei libri. Ok. No, vabbè, qua ce ne sono un sacco di fumetti. Il flauto di Pisellino. Cioè, no, vabbè. Il flauto di Pisellino. È fantastico. Il flauto di Pisellino. E qua? Oddio, cosa sono ste fetenzie? Cioè, ci sono i documenti. C'è di tutto di più. Cioè, qua non puoi non curiosare, davvero. C'è talmente tante cose. Cioè, davvero, di tutto. Sì, però io esco perché sento il pavimento molto molle. Per favore usciamo, perché non mi fido. Madonna. Ah, però c'è l'ultima stanza. Questa. Aiuto. Sì, no, vabbè, quel pavimento è quel che l'è. Gli animali da pelliccia nel mondo. No, veramente, questo è proprio putrescente. Mi viene in mente la casa putrescente esplorata con albifoto e slang. Cioè, quante videocassette ci sono? Allora, no vabbè ragazzi, davvero c'è da impazzire qui dentro. Cioè, no ma, sì, comunque erano di destra, va bene. È uno di quelli che dice che se c'era lo zio Benny era tutto meglio. Non posso dire altro, lo zio Benny, lo chiamiamo così, va bene? Si vada per lo zio Benny. Ok, qua. Mio Dio. Mio Dio, mio Dio. Cioè, è allucinante sta stanza. Ma proprio putrescente. Una casa putrescente. E veloce come il vento filmo il bagno prima di uscire con Elena. Sa che tornerò. Sì, sì, ma torniamo, è una promessa. Sì, noi abbiamo tanti luoghi in cui vogliamo tornare. C'è una lista, aspetta che... Scusa che... Cioè, lì è proprio crollato tutto. Comunque è veramente bella. Cioè, stiamo bene qua dentro. C'è veramente tanta, tanta roba. Poi era una famiglia ricca. Mica troppo. Cioè, comunque abbastanza. Poi un sacco di roba l'hanno messo. Guarda, tesoro, hanno messo tutto su qua. Allora, noi usciamo, poi escono loro, perché noi, io e Elena, dobbiamo tornare a lavorare. Sì. Ciao. Ciao, ragazzi. A prestissimo. Ciao. Poi tanto facciamo. Cioè, Madonna, se non inciampiamo è un miracolo. Cioè, sì, esatto, si scivola, bababam. E da questa cucina putrescente, io e il Pink Fluffy Unicorn che è a lavare, così putrescente non è più, vi salutiamo, iscrivetevi al mio gruppo Facebook Urbex for Passion, seguitemi su tutti i social come La Maledita Feliz e per contenuti esclusivi mi trovate come Miss Urbex. Alla prossima esplorazione, ciao ciao!